Allora, rilasciato nel 1998 in Giappone e nel 99 nel resto del mondo, il Dreamcast è stata l'ultima console creata da Sega ed è stata una vera e propria scommessa, un ultimo tentativo da parte dell'azienda di tornare in pista, con dei giochi che fossero stupefacenti sia per qualità che per tecnica. E in effetti i giochi ci furono, ce ne furono davvero tanti, e tutti con l'inconfondibile stile e quell'innovazione che avevano reso celebre anche il porcospino blu di Sega. Ma purtroppo questo non bastò a superare la concorrenza, che prendeva il nome di PlayStation 2. Non voglio farla troppo lunga, quindi cercherò di riassumervi in breve la situazione. Inizialmente Sega incontrò molti pareri favorevoli da parte del pubblico, ma dopo neanche un anno dal rilascio del Dreamcast in Occidente arrivò PlayStation 2. Tecnicamente era più performante ed era anche dotata di un lettore DVD incorporato, nel 2000, quando ancora erano tecnologie d'avanguardia. E andò letteralmente a ruba. Non a caso, ancora adesso, dopo 20 anni, rimane la console più venduta di sempre, con ben 157 milioni di unità vendute, mentre il Dreamcast arriva a malapena ai 9 milioni. Ma chiaramente una console non può e non deve essere valutata solamente in base alle sue vendite, ma in base anche alle sue caratteristiche, a quello che offre, sia dal lato hardware che anche da quello software. E perciò vediamo insieme le caratteristiche del Dreamcast, i suoi pregi e i suoi difetti. Il Dreamcast si presenta ancora oggi molto bene. In termini di design l'ho sempre considerato molto bello, futuristico ma anche familiare e simpatico per via della forma un po' tondeggiante. L'hardware della macchina si basava su una versione adattata di Windows CE e questo gioverà molto alla macchina successivamente, ma intanto andiamo con ordine. Il Dreamcast adoperava un supporto ottico con un disco proprietario chiamato GD-ROM, dove la G stava per giga, in quanto appunto il disco poteva contenere fino a 1 GB di memoria. La macchina possedeva poi ben 4 porte di ingresso per i controller e includeva un modem a 56K, che oggi potrà anche far sorridere molti giocatori, ma all'epoca era estremamente innovativo e consentiva di giocare online a veri e propri capolavori. Uno su tutti? Phantasy Star Online, di cui tra l'altro ho già parlato sul canale, quindi magari dateci un'occhiata. Il Dreamcast fu la prima console a rendere mainstream il gioco in rete e questa è solo una delle tante innovazioni che resero assolutamente avveniristica la macchina. Parlando di controller, quello del Dreamcast era piuttosto classico, con quattro tasti principali, una croce direzionale, due trigger laterali e uno stick analogico. Eh già, uno solo. Forse è la mia abitudine ai controller moderni a parlare, ma la mancanza del secondo stick si fa sentire, soprattutto quando si tratta di controllare una telecamera all'interno di un mondo tridimensionale, ad esempio. Ma l'elemento più innovativo del controller non stava nella configurazione dei tasti, bensì nella parte centrale del controller stesso. La VMU, o Visual Memory Unit, era un oggettino rivoluzionario quanto la console stessa. Fungeva sia da memory card che da vera e propria consolina in miniatura, su cui scaricare minigiochi da poter giocare anche una volta spenta la console. Bastava estrarre la VMU, metterla in tasca e via. In alcuni giochi la si poteva usare come schermo secondario, come nei porting di Resident Evil, dove era possibile controllare il livello di salute, ma in generale la sua utilità in game non venne molto sfruttata, e gli sviluppatori si limitarono quasi sempre a visualizzare qualche piccola animazione, o semplicemente al titolo del gioco. A mio parere, un'occasione sprecata. Ma adesso parliamo dei giochi. Come ho già detto nell'introduzione, i giochi prodotti da Sega per Dreamcast sono veramente innovativi e interessanti anche da un punto di vista artistico, ad esempio con Jet Set Radio. Adesso non voglio soffermarmi troppo sui titoli, anche perché ce ne sono davvero molti, però c'erano picchiaduro, sparatutto, giochi d'esplorazione, horror e di piattaforme, giochi di corse, sportivi, puzzle, d'azione, insomma c'era una bella varietà. Purtroppo le vendite software furono fortemente limitate dalla pirateria, che superò le misure di sicurezza del Dreamcast in pochissimo tempo. Anche se il Dreamcast era stato pensato per l'utilizzo con i soli GD-ROM, in effetti in Giappone venne utilizzato anche un secondo formato, il classico CD. Questo perché veniva utilizzato in alcune applicazioni molto particolari dedicate al karaoke. Questo già rappresentò un primo passo in avanti per gli hacker dell'epoca, ma prevedendo i potenziali pericoli di queste applicazioni, gli sviluppatori di Sega avevano già pronta la soluzione, una complessa sequenza codificata che impediva l'avvio di applicazioni non autorizzate. Dopo pochi mesi, tuttavia, pare che alcuni hacker siano riusciti a recuperare, non si sa bene come, il software di codifica di queste applicazioni e invertendo nel processo a superare anche l'ultima protezione del sistema.
dopo pochi mesi iniziarono a girare i primi boot disk, che consentivano l'accesso a giochi di qualsiasi regione anche non ufficiali. Ovviamente a quei tempi questa notizia rappresentò praticamente una sentenza di morte per Sega, ma oggi è uno dei principali motivi per cui tanti giocatori ancora rispolverano di tanto in tanto la console di Sega. Diversi giochi sono stati infatti adattati al Dreamcast e molti altri creati addirittura da zero. Il disco che utilizzo io, già a partire dalla copertina, sprizza anni 2000 da ogni poro. Questo TCX consente di utilizzare giochi giapponesi e americani con il sistema europeo a 50 Hz. Non so se funziona anche con gli homebrew, ovvero giochi non ufficiali, non ho mai provato, ma per il resto funziona perfettamente. L'unico gioco con cui ho incontrato dei piccoli problemi è Space Channel 5, forse perché, essendo un gioco di ritmo, probabilmente risente del cambio di regione più facilmente e a volte non registra gli input. Ma comunque, la console di Sega non era bella solo a parole, e in effetti per l'anno in cui uscì era una macchina davvero potente, capace di far impallidire le concorrenti dell'epoca, ovvero la prima PlayStation e Nintendo 64. Con un picco di rendering di 7 milioni di poligoni, fu tra le prime console a permettere la realizzazione di più complesse e realistiche strutture poligonali. Inoltre questo dato numero aumentava esponenzialmente anche grazie ad alcune avanzate tecniche di risparmio delle risorse, come la compressione di texture o la Hidden Surface Removal, letteralmente rimozione di superfici nascoste, che permetteva di calcolare quali elementi fossero visibili su schermo e renderizzare solo quelli. Di questa tecnica il Dreamcast rimarrà maestro indiscusso, anche contro le successive PlayStation 2 e GameCube, e sarà uno dei motivi per il quale giochi come la serie di Shenmue o Skies of Arcadia saranno possibili. Ma poi ragazzi, ce ne sarebbero di cose da dire sul sistema. Pensate alle periferiche messe in commercio da Sega, che se la giocano con quella della Wii per numero e assurdità, o alle tante stranezze della macchina che ancora oggi noi fan ci portiamo nel cuore, come il rumorazzo assordante dei dischi durante i caricamenti, o quel fastidiosissimo beep che emetteva la VMU a ogni accensione della console appena si scaricavano le batterie. Insomma, per concludere, Dreamcast non era perfetta, come alla fine non lo è nessuna console, ma la sua vita breve nel mondo dei videogiochi l'ha resa una specie di leggenda. Una console che, se non fosse stata messa alle strette da PlayStation, ci avrebbe fatto sognare ancora per molto tempo. E anzi, in effetti, in un certo senso continua a farlo, grazie a tanti fan appassionati che continuano a sviluppare nuovi software su questa macchina che, anche se un po' bistrattata, è sempre amata. Ciao a tutti ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e se YouTube ha fatto tutto come doveva, allora il video dovrebbe essere uscito prima di Natale, quindi ne approfitto per farvi i migliori auguri. E beh, in questo video mi sono rifatto un po' al Dottor Game, che è uno youtuber che stimo tantissimo, e sicuramente i miei video sono... i suoi sono anni luce rispetto ai miei, cioè proprio non c'è dubbio, però dato che è ancora tardi a fare questa... recensione del Dreamcast che tutti noi fan aspettiamo non si sa da quanto, ho voluto provare a dare una mia interpretazione che sicuramente non sarà curata come la sua, il video sarà molto corto rispetto a quelli che di solito fa lui, però spero che vi sia piaciuto e beh, se vi piacciono i giochi Sega, specie quelli per il Saturn e per Dreamcast, spero che mi continuerete a seguire perché diciamo è il main focus del canale, quindi vi ringrazio ancora e grazie per l'attenzione.